Questo programma è dedicato a... Nella scorsa edizione di Boss in Incognito ci siamo affezionati a capitani d'industria che sotto mentite spoglie hanno affiancato i loro dipendenti nei lavori più umili e faticosi della propria filiera produttiva. Abbiamo visto i boss faticare al fianco degli operai. Ok, grazie. Commuoversi per le loro storie. Cerco di essere un po' madre, un po' padre, però non è facile così. E che ti fa paura? La vecchiaia. Quella mi fa proprio paura. Non avere, sai, una persona vicino, tante volte stai male per qualsiasi cosa. Ma soprattutto li abbiamo visti cambiare. Infatti, alla fine delle rispettive esperienze, i boss sono tornati alla loro vita, più consapevoli e profondamente diversi. Hanno premiato i lavoratori più meritevoli, persone dalle grandi qualità umane e professionali, che con il lavoro di ogni giorno determinano il successo delle loro aziende. Un vero e proprio viaggio fatto di fatica, incontri emozionanti e scoperte sconvolgenti. C'è gente che in passato ha rubato il gasolio. Non lo so, però ci sarà gente che ha fatto i furbetti. Ah, quello sicuramente. Abbiamo potuto seguire con le nostre telecamere il boss in incognito tra le fila dei propri operai. Tu sei Eddie? Informando tutte le persone coinvolte di partecipare alle riprese di un documentario sul mondo del lavoro. In questa edizione vedremo nuovi boss pronti a scendere dal loro piedistallo e lavorare sotto mentite spoglie, fianco a fianco dei loro dipendenti. Dall'imprenditore turistico al ristoratore, dalla stilista di abiti da sposa all'armatore. Stasera conosceremo Fabrizio Piantoni, vicepresidente di Blue Hotels, una delle più grandi catene alberghiere d'Italia. In un momento di grande crisi economica come questo, le piccole e medie imprese sono fortemente a rischio e devono lottare quotidianamente per evitare la chiusura. In Italia ci sono circa 40 fallimenti al giorno. Significa che in media ogni ora chiudono due aziende. Dal 2008 ad oggi, 111.000 aziende italiane hanno abbassato le saracinesche per non rialzarle mai più. Per questo, in ogni puntata di Boss in Incognito, il boss di una grande azienda lavorerà a fianco dei suoi dipendenti sotto copertura. Lo farà per migliorare le loro condizioni di lavoro e per ottimizzarne i profitti. La cosa più bella che mi potrebbe accadere andando in incognito... Ho deciso di andare in incognito principalmente... Ho deciso di andare in incognito per capire quello che accade quotidianamente nei vari comparti delle nostre attività. Voglio dimostrare di non essere solo il figlio del capo. Mi fa piacere che altri sappiano che ho fatto qualcosa nella mia vita. In questa puntata conosceremo Fabrizio Piantoni, il vicepresidente di Blue Hotels, una delle più grandi catene alberghiere italiane. Da boss elegante e intraprendente, Fabrizio si trasformerà nell'impacciato Germano, un timido manutentore quarantenne che ha chiesto alla sua azienda di essere trasferito in un nuovo settore. Le nostre telecamere riprenderanno tutto con la scusa di girare un documentario sul lavoro. Durante questa settimana di lavoro in prima linea, il nostro boss si troverà alle prese con la pulizia delle camere. Cominciamo a fare il bagno. Conoscerà persone con storie difficili. Quando perdi la famiglia ti devi aggrappare a cose. Verrà sgridato. Non devi aver ragione, hai torto in questo momento, basta. E farà nuove ed importanti amicizie. Voto no comment. Solo alla fine svelerà a tutti di essere stato un boss in incognito. Cosa è successo? Germano. E a qualcuno darà un premio speciale. Sono Fabrizio Piantoni, ho 47 anni, sono vicepresidente di Blue Hotels e sono il direttore dell'ufficio risorse umane. Blue Hotels è una catena alberghiera e gestisce strutture che possono variare dalle 4 stelle alle 5 stelle alle 5 stelle lusso, esclusivamente in località italiane. Era il 1993, lavoravo con mio cugino, l'attuale socio Nicola Risatti, gestivamo 4 strutture.
con poco più di 150 dipendenti. Oggi, con la nostra sede e le attuali 27 strutture, contiamo più di 1.500 dipendenti. In poco più di 20 anni, Blu Hotel è diventato un autorevole protagonista del settore vacanze in Italia, accogliendo ogni anno 1 milione di ospiti. Con quasi 30 strutture sparse in tutta la penisola, 3.400 camere e 1.000 dipendenti a stagione, la Blu Hotel ha chiuso il 2013 con un fatturato annuo di 52 milioni di euro. Io vivo a Salò e quando non lavoro dedico interamente il mio tempo alla mia famiglia. Io mi sono innamorata di lui per la persona meravigliosa che lui è. Fabia l'ho conosciuta in Brasile nel 2006 e dopo 6 anni di fidanzamento ci siamo sposati l'anno scorso. Ho un carattere abbastanza chiuso, diciamo, in un primo momento, dopodiché riesco a aprirmi e farmi voler bene. Dietro questo caratteraccio, un carattere forte, lui è una persona molto profonda, una persona anche molto semplice. Devo dire che l'educazione dei miei genitori mi hanno trasmesso principi fondamentali e devo tutto a loro. Diciamo che un occhio di riguardo in più l'ho sempre avuto per mio padre, perché tra i due aveva probabilmente un carattere più debole. Aveva un problema con l'alcol e... si comportava in modo strano, parlava in modo strano e mi dispiaceva anche nei confronti della clientela della struttura, che si rendeva conto appunto che mio padre in alcuni momenti della sua giornata era in stato non lucido. Pur essendo molto giovane, ho cercato di aiutarlo per risolvere questo grossissimo problema. Portando mio padre in queste riunioni, si chiamano riunioni di alcolisti anonimi, l'ho convinto e ci siamo andati per diversi anni. Anche se il problema comunque non verrà mai risolto, però l'ha aiutato a evitare situazioni imbarazzanti, perché quando, come posso dire, era ubriaco, ovviamente non era presentabile. Se devo essere sincero, ho provato molta vergogna, però ad oggi ne sono orgoglioso. Mio padre mi esprime il suo affetto non tanto con le parole, non accade mai che mi dice ti voglio bene. Ai miei figli, perché da poco sono diventato papà, vorrò dire tutti i giorni ti voglio bene e l'affetto non glielo farò mai mancare. Ho deciso di andare in incognito perché la nostra volontà è quella di mantenere alta la qualità della nostra azienda. Non possiamo permetterci di alzare i prezzi perché la concorrenza è notevole. Quindi due sono le possibilità. Uno, licenziare i dipendenti, oppure entrare nello specifico e valutare al meglio ancora eventuali sprechi che vengono effettuati durante il nostro servizio. Presidente e vicepresidente hanno indetto questa riunione straordinaria per comunicarvi qualcosa di importante. In questo momento di crisi, aggiungerei così grave, le famiglie hanno sempre meno soldi da spendere e a volte sono costretti a rinunciare alla vacanza. Per questo motivo ho deciso che non bastano più le visite del nostro controller e quindi il nostro vicepresidente andrà in incognito nelle nostre strutture per cercare di capire meglio e da vicino i problemi che possono avere i nostri collaboratori. Dobbiamo verificare se il nostro personale è sempre formato in maniera corretta. Ma soprattutto andrò a verificare principalmente gli sprechi che sono attualmente ancora nelle nostre strutture. Ecco, ma avendo strutture di tipologia diversa, pensate sia il caso di magari andare a verificare il livello del servizio in una di queste strutture o magari in due o tre, proprio per vedere la differenza? Infatti io andrò in varie tipologie di alberghi, sia quelle per famiglie, sia quelle di montagna che quelle di lusso. Se non ci sono altre domande, io andrei. Ok, grazie. Grazie a lei. Buon
bocca al lupo. Metterò la mia bella divisa e andrò di persona a guardare come abbassare i margini di spreco. E ora è arrivato il momento di andare sul lago di Garda per tastare con mano se il nostro boss è davvero pronto per la sua missione. Oh, Costantino! Oh, Fabrizio! Piacere, Fabrizio. Buongiorno. Piantoni, accomodati pure. Grazie. Prego. Allora, sei emozionato, Fabrizio? Abbastanza, direi. Ti senti pronto ad affrontare questa avventura? Sì, sì, sono pronto. Credo proprio di sì. Che nome hai scelto per andare in incognito? Germano, che è il nome di mio padre, e così sono più sicuro di ricordarmelo e di non sbagliare. Oramai ho una certa esperienza di boss che vanno in incognito. E devo avvisarti che questo non è un gioco. Certo. È un'esperienza che cambia le persone. Spero in positivo. Sei sempre convinto? Certo, sicuramente. Allora è arrivato il momento di lasciare i panni da boss e vestire quelli di Germano. Esatto. Io ti affiderò ai nostri esperti che ti stanno già aspettando. Ok. Andiamo. Ok. Il problema di Fabrizio è che in azienda lo conoscono in molti, quindi non ci resta altro che trasformarlo in modo da allontanarlo dalla sua vecchia personalità. Ottimo, sei bellissimo. Come mi ero pensato. Bene, sei ricordato. Allora, come lo trovate? Irriconoscibili. È sempre un uomo attraente? Non fai il mio tipo così. Era un no, era assolutamente un no. E avere un socio così come sarebbe, Nicola? È un socio particolare. Lo vorresti vestito così in azienda? Direi di no. No, forse. Ma penso che comunque lui non si vestirebbe così, quindi non c'è. Non è lui. Cosa ti piace di Fabrizio? Perché l'hai scelto come socio? Beh, ci siamo scelti da bambini, direi. Poi, passo dopo passo, abbiamo deciso di mettere in piedi questa aziendina che adesso è diventata un'aziendona. E cosa speri di scoprire mandando il tuo socio in incognito? Lui sarà sicuramente bravo a farci capire che cosa si può fare, che cosa si può dare per essere un po' più vicini ai nostri collaboratori. Allora, salutiamo Fabrizio e diamo il benvenuto a Germano. In bocca al lupo, Germano. Grazie, Costantino, grazie. Ciao, amore. Per una settimana intera, Fabrizio starà lontano dalla sua famiglia e da tutti i comfort della sua agiata vita da boss. Vivrà in una delle stanze dei dipendenti in un appartamento in condivisione con alcuni nuovi colleghi. L'alloggio è spartano, ma ciò che preoccupa maggiormente il boss è il bagno in comune, il disordine in cucina e nella sala da pranzo, e l'invasione di mosche. Quando ho visto quella carta moschicida con tutte quelle mosche attaccate, mi ha fatto veramente senso. Per il suo primo giorno di lavoro, il nostro boss ha deciso di andare in una delle strutture più lussuose della sua catena. Sperimenterà un lavoro monotono e faticoso, soprattutto se la schiena non è abituata a stare piegata per 8 ore di seguito. Il tutor per questa giornata è Gemma, una donna che per trovare lavoro è stata costretta a trasferirsi ad oltre 1000 chilometri dai suoi amati figli. Buongiorno, la signora Gemma? Sì. Allora, cosa cominciamo a fare? Cominciamo a fare le pentole. Intanto queste saranno a bagno, le mettiamo qua così,
metti l'acqua, si mette il sapone e poi cominciamo a lavare. Allora tu cominci. Ma quanto devo mettere il sapone? Allora, il sapone si preme così due volte. E lo metto nell'acqua? E lo metti nell'acqua. Che comunque c'è già, c'è già. Gemma non ama perdere tempo e mette subito il nostro boss al lavoro. Comincio? Comincio, vai. Sciatta bene di pane. Ah, ok. Posso? Certo. Allora, lascia qua da, anche con la mano, sennò può essere che rimane il sapone. Sembrava che se avesse lo smalto e non lo voleva rompere, insomma, ecco, un po' l'ho visto così. Con più forza, perché sennò rimane il sapone. D'accordo? Ok. Ecco. Adesso qui c'è un prodotto per l'argento che io ho già messo. Prima si sciacqua. Questo va sempre tenuto pulito perché è importante che se c'è l'alone è brutto. Quindi prima si sciacqua il detersivo e poi si lava. Prima era tutto macchiato, ecco perché si mette il prodotto. Adesso lo posso sciacquare sotto l'acqua corrente. Di qua? Sì. Dai, adesso lo risciacquo benissimo. Il sapone già c'è. Ma ogni quanto devo mettere il sapone? Poi ti dico io, adesso è già pronto per adesso. Ok. Dai. Volevo aggiungere del sapone, lei mi ha sottolineato il fatto che il sapone era già presente, di non usarlo, e quindi è stato un aspetto positivo. Perfetto. Poi dopo le asciughiamo. Allora, poi passiamo di là. Adesso si accende la macchina, giro questa manovella e mi carica. Bisogna sempre controllare casomai c'è il rossetto. Un po' di mal di schiena lo sto sentendo. No, dai, non è niente. La mattina tutto questo lavoro me lo faccio da sola. Adesso puoi mettere dentro. Che ti pare? Che ti pare questo lavoro? Un po' presto per dirlo, però sicuramente è faticoso. Dai. Io ho già un po' di mal di schiena, comunque. Ti passa. Sì. Il lavoro va fatto in questa maniera e quindi tende a farti un po' male la schiena, ma se uno lo deve fare non lo deve pensare. Gemma, ma è tanto che fai questo lavoro? Sì, sono 4 anni. Io ero tappezziera prima. Tappezziera? Sì. La crisi mi ha portato via tutto. Ma tu sei sposata? Io sì. Ho 2 bambini. Bambini. 27 e 22. Ah. E tuo marito che lavoro fa? Mio marito l'ho lasciato 3 anni fa. Ah, mi dispiace. A me no. No? No. Si è giocato pure l'anima. Scommesse, macchinette, di tutto di più. Ha quel vizietto. La casa, il salone, si è giocato tutto, ragazzi. Ho dovuto ricominciare da zero. Sì, sì, hanno cominciato a venire gli ufficiali giudiziari. La prassi è quella, no? Quando non paghi, lui aveva fatto probabilmente qualche finanziamento, qualche cosa, non pagato, perciò mi ritrovo qua. Dopo 27 anni mi sono decisa, anche se il problema c'era sempre stato, no? Però... Scusami, ma come mai così tardi hai deciso di... Perché ci credevo alla famiglia, speravo. Ma i tuoi figli? Che, i miei che figli mi rimproverano solo di averlo fatto un po' tardi. Perché questo si sapeva da 7-8 anni, ormai si sapeva. Ma io speravo sempre. Non è come adesso che tanto si disfano queste famiglie, insomma, ecco. Ricominciare tardi a farti una vita, perché ho ricominciato non da zero, sotto zero. E quindi sono 4 anni che batto da sola. Dove trovo lavoro vado. Perciò sto a 1200 km lontano da casa. Per lavorare. L'importante è che sia onesto il lavoro. Quello è importante. Che sia lavapiatti, che sia... Ma non tutti la pensano così, eh? Per me sì. Perché quando si conosce il fondo, devi essere pronto a tutto, ragazzi. Almeno. Vedi come vengono belli...
Questi domani mattina si rifanno di nuovo tutto lo stesso lavoro, perché comunque non ci deve essere una macchia, niente. Tu di che paese sei esattamente? Io sono Lecce proprio. A Lecce? Lecce, sì. Io vivo a Lecce, sì. Ma ogni settimana quanti riposi ti danno qua? Uno, un giorno a settimana. Adesso me li sto un po' mettendo da parte perché voglio andare 2 o 3 giorni per andare a vedere i miei figli. Ma da quanto tempo è che non li vedi? Eh? Da quanto tempo? 3 mesi. Mo' però vado, me li hanno dati 4 giorni, lo chef me li ha dati 4 giorni. Col treno? Col pullman. Ah, col pullman. Sì, mi sono fatta 13 ore, 13, 14 ore, ma non fa niente, è il più economico e quello mi posso permettere. Parto alle 8 di sera, alle 10 la mattina sto lì, sto con i miei figli. Non ci vedo l'ora, mi mancano. Ti mancano? Mi mancano. Immagino. Ma anche a loro però io manco. No, discorso figli, non ci siamo. Perché non vedo l'ora di vederli. Mi manca. Un po' di aggrappi a qualcosa. Quando perdi la famiglia ti devi aggrappare a cose. E sono le cose più semplici che sono le più importanti. Almeno per me. Certo. Adesso passiamo dove? Gemma, mettiamo, dimmi una cosa. Sono lacrime di commozione o di tristezza? No, no, no. È che quando penso solo a mia figlia basta. Commozione. Beh, tranquillo. Ma sai cosa ho capito in queste poche ore? Che il mio grande obiettivo non è tanto imparare questo lavoro, ma diventare un genitore come te. Perché sei veramente un esempio. Complimenti. Secondo me sarà un buon padre, un buon marito e forse è stato anche un buon figlio. Secondo me. Posso farti un abbraccio? Non è tagliato proprio per fare questo lavoro, insomma, diciamola tutta. Però comunque, quando uno ha volontà, sicuramente se si gira un po' intorno lo troverà un lavoro adatto più per lui. Oggi ho conosciuto Gemma, una sessantenne che ha una forza e una dignità pazzesca. E al giorno d'oggi molte ventenni questa forza e questa dignità penso proprio che se la sognino. Il mal di schiena che mi è venuto oggi lavando i piatti con questo materasso di sicuro non migliorerà. Buonanotte. Oggi il nostro boss in incognito ha deciso di portare la sua indagine al fresco in una delle sue strutture di montagna a 4 stelle. La clientela è molto esigente e il servizio deve essere impeccabile. Per questo motivo sperimenterà il lavoro di cameriere di sala sotto l'attento controllo del suo tutor, il maître Giuseppe. Giuseppe, vero? Sì, Giuseppe, sì. Però durante il servizio mi chiami maître, perché davanti al cliente c'è sempre bisogno di un po' di distanza. Il maître sarebbe il responsabile della sala, va bene? Okay. Poi intanto noi ci prepariamo la sala perché ci abbiamo gente a pranzo, ok? Okay. Mi prendi i coprimacchi, 3 o 4, prendi le 4 intanto e poi vediamo se bastano. Questa è coprimacchia e la tovaglia è quella di sotto. Sì. Allora, siccome di solito poi sulla tovaglia ogni tanto c'è qualche macchia, noi cerchiamo sempre di fare il meno possibile. Allora, lo porti così. Ok, a posto, vedi? Con le mani. E stirarla con le mani il più possibile. Usare sempre il tovagliolo però davanti al cliente, non va mai toccato con le mani a mani nude, capito? Prendi questo tovagliolo e ci metti un po' bagnato lo stesso. Sì, sì, come devo fare? Di solito lo prendi, ok, lo tieni così e poi lo vieni, prego, vieni con me.
quindi davanti al cliente non devo mai toccare il coltello? Mai toccare con le mani, a meno che non poi la posata. Per appoggiarlo devo prendere. Appoggiare sì, però tenerlo così nido. Scusi, mettere un po' veloce che c'è già il cliente, siamo un po' in ritardo. Ok. Ti metto i menu intanto. Sì, grazie. Il tempo stringe. Tra poco varcherà la soglia una nutrita schiera di clienti affamati. E questa calma apparente presto svanirà. Chef, via due, ok? Antipasti. Tu vieni qua e chiami due antipasti. Aspetto qua. No, e intanto vai in sala, vai a vedere se arriva altra gente, scandisciti il tempo mentalmente. Vabbè. Questo è lavoro più. È una questione di organizzazione e se ti perdi è finita. Allora tu cerca sempre di... Sta tranquillo. Di stare tranquillo e di stare concentrato sui tavoli e sui clienti. Concentrato e tranquillo. È tranquillo, è rilassato. Ce la posso fare. Ce la faremo, vieni per qua. Concentrato e tranquillo. Sulla concentrazione... No problem. Ma come faccio a stare tranquillo? Questo lavoro è un delirio. Più veloce, Germa, più veloce e più convinto devi essere. Vedi, mo sbarazza quel tavolo da tre là. Più veloce, velocizza. Più veloce. Concentrato e velocizzato, dai. Giuseppe mi dava indicazioni a raffica. Non facevo in tempo a memorizzarne una che già me ne aveva date altre tre. Più veloce, sei più... Dai, Germano, dai. Gli altri ti stanno aspettando in cucina. Concentrato, tranquillo. Tranquillo, solo che devi aumentare il passo. Sento un menù a seguire. Piano, guarda avanti. Più quello che... Germano, devi chiedere scusa alla signora anche. Adesso è successo, è sempre colpa nostra. Come è sempre colpa nostra? Mi è venuta addosso lei? No, comunque è sempre colpa nostra. Messo, signora. Veloce che la gente aspetta, veloce. Dai, Germano, veloce che dobbiamo andare in secondi. Piatti, portali sempre... Ehi, Germano. Portali sempre più vicino a lui, capito? Veloce, Germano, veloce, il tavolo aspetta da parecchio, eh. Sono 2 ore che stiamo attendendo, adesso lei ci porta le pietanze, gliel'ho chiesto il pane. Le forchette, non ha portate neppure le forchette, ne è servito prima gli altri e poi noi. Non va bene così. C'è modo e modo però di dire le cose. Vai a prendere le forchette al signore, vai a prendere le forchette. Chiedo scusa io per il ragazzo, è nuovo purtroppo, mi spiace. Mi spiace pure a me, pure un po' di fretta. Lo so, ci credo, purtroppo mi spiace, adesso appena possibile, vedremo di accelerare una. Sarete serviti per primi. Devi prendere le forchette, Germà, veloce, dai, quello sta senza forchette, sono 3 ore. Metti il tovagliolo, veloce, prendi le forchette grandi, dai. Chiedi scusa al signore, dai, veloce. Non possiamo permetterci questo, sennò il cliente poi la perdi. Scusi, vabbè. C'è modo e modo di dire le cose, però. Posso appoggiare qui? Lei mi ha fatto arrabbiare parecchio, però. Germà, non va la cosa, devi togliere il menù. Germà, sbagliamo sempre, Germà. Me la prego di portarmi un po' di pane, gliel'ho chiesto già 2 ore fa. Okay. Prendi il pane, prendi un piattino, porti il pane. Porto subito. Non ti devi più permettere. Capito? Ma, non devi aver ragione, hai torto in questo momento, basta. Ma... E poi non mi vai di. Non devi sindacare quello che dice il maestro. Tu devi solo ascoltare il maestro e basta, specialmente il tuo primo giorno di lavoro. Mai sindacare quello che dice il maestro. Perché il maestro in questo momento ti sta dicendo come deve proseguire il servizio. Però vai là e chiedi scusa al cliente. Magari ti scusi, lei che è responsabile, non è mica meglio che vada lei. L'ho già chiesto scusa. Tu mo vai tu e vai a chiedere. Poi un attimo solo, non devi dire tu a me quello che devo fare, va bene? Succede adesso, non succede più, sto mi incazzo veramente, ok? Io so quello che devo fare, sei tu, che tanto c'è uno solo che pensa, sono io, punto. Tu devi solo concentrarti sul tuo lavoro, ok? Sono 3 le cose fondamentali del lavoro del cameriere. Umiltà, stop. Quando il cliente è stato sgarbato con me, io ho perso le staffe. Il boss che in me è uscito fuori e ho sbagliato. Devo dirle che mi dispiace per quello che è successo, mi scusi. Ok, a posto così. Ma perché non se ne puliscono i loro piatti? No, non devi, sembra un sindacalista, no? Punto. Oh, non c'è niente da fare, anche con il maître. Mi viene sempre da dare la mia soluzione. Non è che sei venuto a cambiare le regole.
Devi fare quello che no, si fa. Per capire il motivo. No, perché comunque il piatto bisogna del cameriere. L'ultima cosa che fa il cameriere è il piatto. Tu non puoi arrivare adesso e dire no, questo non lo devo fare io, lo devo fare lavapiatti. È una cosa che comunque, se no parti già col piede sbagliato, è una cosa. Attenzione. È la decorazione per mettiamola così. Vai tranquillo, vai bene. Quindi nel caso in cui ci fosse necessità posso sistemare con le mani? No, qua. Tranquillo, qua. Sì. L'ho cotto in fallo, ma in quale cucina un cameriere può toccare il mangiare con le mani? Non è che lo possiamo fare soltanto perché non siamo visti. Ah, zitto. Allora, sono gli ultimi piatti. Il servizio è finito, capito? Abbiamo finito con questo, ok? Quando ho portato gli ultimi piatti sporchi in cucina e Giuseppe ha dato il fine turno, ho toccato il cielo con un dito. Sparecchiati tutti i tavoli, è finalmente arrivato un momento di meritata pausa anche per il nostro boss ed il suo tutor. Devo un po' abituarmi perché non ho mai avuto a che fare in particolare con questo tipo di lavoro con i clienti. Qui c'è proprio la prima, il contatto diretto col cliente. Tu hai imparato nella un vita, po' di scuola. Sempre stato così calmo a livello proprio di carattere? No, io sono sempre stato così calmo. Perché comunque. E quanti anni hai? 48. Sono diventato nonno ultimamente, perciò. Ma scusami, tuo figlio quanti ne ha? È un po' piccolina, ha avuto un po' dei problemi, sai, quel giovane di oggi che. Ah, è rimasta incinta. Sì, sì, però non è nessun problema. Poi lei ha deciso di tenersi il bambino. Cresciamo noi. Diciamo che è la nostra seconda figlia. Come si chiama? Sofia. Ah, bello. Inizialmente sono andato di matto, poi ho detto fai tu, vedi tu, inutile che vai di matto, tanto meglio questo che ti vengono a dire che c'ha un brutto male alla fine. L'unica cosa che non volevo che mia figlia si godesse un po' più la vita, si girasse un po' più il mondo, non volevo che mia figlia a 16 anni gli venisse, cioè è una bella cosa per carità, però per l'adolescente ci sono altre cose, al primo colpo la prendi male, poi dopo comunque accetti tutto e va bene. Certo. Beh, diciamo che mio nipote è la cosa principale in questo momento della famiglia. E il papà del bambino? No, il papà del bambino non ha avuto responsabilità, è andato via, perciò ce l'ha staccato. Scappato? Me. Sì, diciamo non ha avuto responsabilità, capito? Non ha voluto. Tu lo conosci? Sì, 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 abitava vicino a casa. Senza di me non avrebbe una figura maschile. Cioè, non so se punto di riferimento. E tu sei stato un buon padre, immagino. Un po' padre, molto permissivo forse. Se ero un po' più duro, magari non succedeva questa. Il problema mio è che io andavo a casa una volta ogni due mesi. Non è che tu arrivi a casa, dici, ecco, è arrivato lo stronzo e picchi tua figlia perché aveva fatto una malagara. Cioè, è impossibile, cioè, non lo fai. Perché non è comunque. Adesso perché ha avuto la bambina, si deve fare la mamma trentenne a tutti gli effetti. Lì piccolino deve vivere comunque la sua vita. Con la responsabilità deve cercare di far combaciare le due responsabilità. Mi hai fatto emozionare. Sai che mi fa piacere oggi di aver conosciuto un Matt fantastico. E guarda che grazie. Non eccedo nei complimenti. So di non aver fatto un grandissimo lavoro, però. Vabbè, come primo giorno, come prima volta, già va bene. Ho visto di peggio. Però cioè, abbastanza, a parte quelle due o tre cose che è normale che ti dimentico, magari quella reazione che ha avuto il cliente, però lui alla fine è una bella. Promette bene. Termina così anche questa giornata di lavoro, che ha insegnato al nostro boss le basi del mestiere di cameriere e forse anche un po' a domare il suo orgoglio da capo. E sarà la pioggia, forse la stanchezza, ma qualcuno sembra molto pensieroso. Che questa missione in incognito stia cambiando un po' il nostro boss? Oggi ho conosciuto una persona che mi assomiglia tantissimo. Anche per lui la famiglia è la sola ragione di vita. Oggi il nostro boss è alla ricerca di sprechi e difetti. Ispezionerà le stanze del suo lussuosissimo albergo a 5 stelle, sperimentando il faticoso lavoro di cameriere. Gli toccherà raccogliere mutande da terra e lavare i bagni di ricchi signori come lui. La tutor che insegnerà al boss in incognito il lavoro di cameriere al piano sarà Maria, trasferita qui di recente da un hotel di categoria inferiore. Sarà all'altezza della situazione?
Buongiorno. Signora Marti. Sì. Salve, Germano. Piacere, Germano. Piacere. Iniziamo. Allora. Si apre la camera, si entra. Prima cosa da fare si accende la luce, l'interruttore e poi si fa il letto. Si deve disfare tutto. Ok. Ma quanto ci si mette in media per fare una stanza? Una ventina di minuti. Ma quindi bisogna essere anche belli veloci per essere... Eh sì, per... fuori c'è, ci sono le ceste della biancheria sporca. Ok. E poi sul carrello c'è la biancheria pulita da prendere. Ok. Ma in questa stanza c'è ancora l'ospite o è andato via? No, è vuota, non c'è nessuno. E quindi noi stiamo preparando la stanza per il prossimo ospite? Sì, c'è la fermata e la partenza. Ah. Germano a un certo momento ha cominciato a farmi tantissime domande, però io sono abituata e quindi fa piacere perché sembra che uno che ci piace approfondire il lavoro che magari dovrebbe fare. E invece quando c'è la fermata? Quando c'è la fermata i cuscini vanno cambiati tutti i giorni. Le lenzuola, se mettono il cartellino bianco sul letto, vuol dire che le lenzuola vogliono cambiate. Ah, quindi c'è un segnale? Sì, c'è questa cartolina qua, che se la poggiano sul letto, vuol dire che il letto va cambiato. Ah, ok. Possiamo accendere un po' l'aria condizionata che fa caldo? L'aria condizionata? Ah. Sì. Cominciamo a fare il bagno. Ma senza guanti? Ah, io a volte li metto, a volte no. Quando Maria mi ha detto che non usa i guanti nelle pulizie dei sanitari, mi hai preso un colpo. I guanti devono essere sempre indossati. Ecco qua. Ok. Spegne la luce. Ok. E si chiude la porta. Ok. Durante le pulizie ho chiesto di accendere l'aria condizionata e dopo, quando siamo usciti, nessuno di due l'ha spenta. Questo spreco ingiustificato costa alle nostre strutture ogni giorno un vero patrimonio. 123, questa qua? Sì, 123. Qua vanno cambiate le lenzuola, come la partenza, perché questa è una suite, vanno cambiate le lenzuola, cuscini, federe. Qua c'è dei capelli, lo stesso? No, vanno tolti i capelli. E dove li metto? E a terra tanto si deve passare l'aspirapolvere. Butto a terra. Prendo le quattro federe. Ma generalmente quante camere fai al giorno? 15, 16, in fermata però, eh. Non è che puoi fare così tante in partenza. Germano! Arrivo. L'hai trovata? Sì. Dai. È giusta questa? Sì. Dai, se no mo ci licenziano oggi, eh. Ancora prima di cominciare io allora. Beh, sì, eh. Questa pure è finita, possiamo andare. Quindi questa posta, questa camera è a posto? È a posto, sì. Ok. Le camere assegnate a Maria dal suo valido aiutante sono state sistemate tutte, ma prima di terminare il turno c'è un piccolo lavoretto da fare. Negli alberghi a 5 stelle spesso si usano posate d'argento e i ricchi signori odiano vederci stampati aloni e ditate mentre consumano i loro pasti. Ma tu da quanto tempo è che fai questo lavoro? Io dal 2005. E prima cosa facevi? Io prima andavo in campagna, si andava alle 5 la mattina in campagna al tabacco, si tornava la sera alle 5, 5 e mezzo, alle 6, con il freddo, però si doveva andare. Poi mi sono sposata, dopo 5 anni mi sono separata, con due figlie a carico, la più piccola aveva 6 mesi quando mi sono separata. E come l'hai conosciuto tuo marito? Sul treno, in un viaggio, che lui andava a Modena perché faceva servizio a Modena. E cosa faceva? Polizia penitenziaria. E che è successo? E niente, mi ha dato il suo numero di telefono, ci siamo incontrati quando lui è sceso. Poi nel 93 mi sono sposata, poi si è trasferito giù a Lecce nel 97. E poi quando torna che succede? Niente, dopo pochi mesi ci siamo lasciati. Come mai? Come mai? Perché lui aveva trovato l'altra. Si è risposato, si è fatto un'altra vita. Non ha due figli.
Sì. Ma scusa, ma quando ti hai lasciato i tuoi figli quanti ne avevano? La grande 4 anni e la piccola 6 mesi. Poi un giorno mi hanno chiamato dal lavoro che lo volevano. Lui era uscito per andare a lavorare, non era rientrato. Quando è rientrato gliel'ho chiesto, ha detto no, dal lavoro sto tornando. Ho detto no, dal lavoro no. Perché hanno chiamato, allora poi è scattata qualche cosa. Se non è al lavoro è scontato che? Che andava da qualche parte. Mi spiace. L'inizio è stato forte, però poi alla fine si supera tutto. Con i figli. E successivamente non hai più avuto... Io no. Non ho più pensato perché le figlie erano piccole, quindi pensavo solo per le figlie e non per me. Quanti ne avevi tu allora? Io avevo 35. E 35 anni? No, basta no, uomini? No, basta. Hai paura perché hai 2 figlie piccole e allora magari trovi qualcuno che maltratta le figlie, che le... No. Secondo il mio punto di vista, più diventi adulta, anziana, e più secondo me sarebbe importante avere un compagno vicino, no? No. Non devi pensare che tutti gli uomini che puoi conoscere nella tua vita siano negativi. No, lo so, lo so. Devi continuare a fare la tua vita. Può essere che non ho trovato ancora il momento giusto. Ma non dire no, basta. Non dico no. Ecco. Non l'ho mai detto no, però ci pensi più di una volta, perché sono passi un po' delicati, diciamo, ecco. Io sto bene. Sono fatta, cioè la vita mia è questa, vado a lavorare, non mi sto facendo casa per conto mio, non devo dire grazie a nessuno, ecco. E poi posso andare, vado a casa mia. Cosa devi fare? Devi trovarti un bel uomo? No, vado a casa mia con mia figlia, poi dopo vedremo il da farsi. Però intanto vado a casa mia con mia figlia perché me la sono sistemata io, la casa, certo. E devo andare a viverci io. Certo. Mi è piaciuto parlare con lui perché... L'ho visto molto interessato, ecco, a sapere quello che mi è successo tutta la mia vita, dove ho lavorato, tutto quello che ho fatto. Mi sono trovata bene, è un ragazzo abbastanza aperto nei miei confronti. Anche questa lunga giornata fatta di detersivi ed olio di gomito è finalmente terminata. Se fossi una persona caritatevole, lascerei sprofondare il nostro boss nel suo scomodo giaciglio. Ma ho pensato che in fin dei conti è ancora giorno e a me va tanto di fare una passeggiata. Dove stavi andando, Fabrizio? Qui, in un posto dove non pensavo mai che un giorno sarei andato, perché era il mio alloggio e per me è stata abbastanza difficile dormire in questo tipo di alloggio. Non ne sono proprio abituato ormai. Cosa che non va questo alloggio? Per me, principalmente, c'erano i bagni in comune e non faccio molta fatica ai. Poi siamo in mezzo alla natura, in mezzo agli animali, tante mosche. Qual è la cosa che ti fa più nostalgia? La mia famiglia, e mia moglie, ma anche i miei figli, perché sono piccoli e mi mancano tanto, sì. Ho una sorpresa per te, una cosa bella. Allora... Ciao Fabi, ti sei messo in una bella impresa, mi fa molto piacere. Vorrei dirti, anzi ringraziarti, perché da quando ho avuto tanto bisogno mi sei sempre stato vicino. Io cerco di starti vicino, ma forse col pensiero pieno. Non siamo due che... Siamo sempre andati d'accordo, però due caratteri un po' chiusi. Ma però quando c'è stato bisogno mi hai sempre aiutato. Sono molto contento di te. Ti ammiro. Io credo tu sei il figlio migliore che mi potesse capitare. Hai una parola per dirti. Forse ce la siamo mai detta, ti voglio bene. E adesso stringi i denti, ancora tanto lavoro da fare. Come avete fatto fare questa cosa? Ti saluto. Grazie.
Come avete fatto a far parlare mio padre così? Devi ringraziare, sono parole di tuo padre. No, una cosa così non pensavo fosse impossibile. Io so tutte queste parole, so che lui le pensa. Ma questa cosa qui era... Cioè, non ci avrei mai potuto credere che potesse fare una cosa così. Bene, dopo tutte queste emozioni ci sta un passaggio fino all'appartamento? Certo, va bene. E invece no. Torna alla tua vita da dipendente e scendi da questa macchina. Vai, carissimo. Sei stato molto bravo. Grazie. Sei stato molto bravo. Grazie, carissimo. Non vedo l'ora di terminare questa esperienza, perché la prima cosa che farò, andrò a casa di mio papà, gli darò un abbraccio fortissimo e gli dirò che gli voglio un bene di più, tantissimo. La notte del boss è trascorsa insonne a causa di ciò che lo aspetta per il suo nuovo giorno di lavoro. Malgrado si sia venduto come un appassionato di fornelli, il boss non è mai entrato in una cucina professionale, tantomeno nella cucina di un lussuoso albergo a 5 stelle. Il suo tutor sarà Stanislao, un ragazzone napoletano strappato alla strada grazie ai valori della sua famiglia e la sua passione per i fornelli. Ma Stanislao è un cuoco molto esigente. Prima di inserire qualcuno nella sua brigata, deve appurare con estrema precisione quale sia il suo livello di preparazione, iniziando dai fondamentali. Piacere, Stani. Capito. Ok, ti metti qua. Mi hai detto, che c'è la passione per la cucina. Fammi vedere come mantieni il coltello. Iniziamo da questo, è la cosa fondamentale, no? Se vuoi cucinare, devi mantenere un coltello. Così? Già non va bene. Perché così il pollice lo butti giù. Allora, tu il coltello lo mantieni così, vedi le dita? Vedi il pollice si nasconde. Ok? Proviamo. Rotoliamo le maniche. Ok. Tutti questi oggetti in cucina non vanno bene. Vedi? Libero. Devi essere libero. Mai braccialetti al lavoro. Si possono infiammare vicino ai fuochi. Poi con la giacca prendi fuoco tu. Tu cucini per casa, cucini per te. Sì, casa. Giusto per te. Col taglio del prezzemolo ho avuto un attimo di trauma. Pensavo fosse molto più semplice. Questa è la prima cosa che insegnano alla scuola... Alla scuola alberghiera, la prima cosa. Se partiamo male da questo, la tua passione resta in cucina a casa tua. Però all'inizio, dai. Sei andato subito in difficoltà. Non mi hai dato manco il tempo di vedere... Mi sono bruciato la prima casa. A volo proprio. Questo è il menù di oggi. Mm-hmm. Lo leggiamo, certo. E mi dici che cosa sai fare e che cosa non sai fare. Devo togliere gli occhiali perché da vicino... A caponata di melanzane con tartare di salmone all'aneto di finocchio croccante. Un paio di cose manco so che sono. Piccole chicche Lorraine con fondutina. Quiche Lorraine. Ah, scusa, ma sono proprio. Fondutina di formaggio. Ah, formaggio sciolto. Già dalle prime righe di menù, a Stanislao è chiaro che chi chiama chicche Lorraine le quiche Lorraine difficilmente potrà essere inserito nella sua brigata di cucina. Veli di spec o sarebbe veli? Sempre tagliati no, così? Con l'affettatrice. Proviamo a tagliare qualche... Con l'affettatrice? Ci proviamo? Vabbè. Adesso, questo è un altro piatto. Mi fai una composizione in questo piatto. Non ho capito, scusami. Me lo aggiusti in questo piatto, me lo sistemi in questo piatto. Ok, perché così sembra che stanno al mare, stanno sdraiati. Ok, me lo sistemi e mi fai vedere un attimino, almeno se sai sistemare qualcosa nel piatto, dai. Sei un po' serio con me. Un po'? Devo esserlo, se vuoi imparare, devo esserlo, no? Grazie. Scusami, ti posso
che differenza c'è? Sdraiata è questa e sdraiata è questa. Ah, no? Pensavo che mi dicessi fossero tutti, no, da un lato, no, li mettevo al centro. No. Ah, io tipo farli così. Fai come, fammi vedere la tua fantasia dove arriva. Sono orgoglioso del mio piatto. Sì? Sei orgoglioso del tuo piatto? Ma dai, non è male, no? Se lo trasformiamo un attimo, le stesse forme. Eh? Che dici? Accidente, un'altra cosa. Come dici? Meglio, sicuramente. Quindi? Quindi... tu scuoco? Visto che differenza tra lo sdraiato... Eh? Come al solito ci sono molto più modi per fare la stessa cosa. Il mio era sempre quello sbagliato. Mi fai sudare? Ti faccio sudare? Sì. Devi vedere quante ne devi sudare di giacche. Siamo un bel po' lontani dall'iniziare questa nuova carriera che vuole iniziare. Dalla tensione che avverte, al boss è chiaro di non essere all'altezza della situazione. Giù, aspetto, vuoi pomodorini? Sì, anche, ma giusto... 4-5. C'è lo chef che è incazzato come una iena. Il cuoco Stanislao chiede allo chef di essere dispensato dal lavoro di cucina per impartire lezioni all'apprendista che non si rivela in grado di eseguire il servizio del pranzo. Iniziamo a cucinare qualcosa. Okay. Prendiamo il pomodoro. Facciamo in modo molto molto veloce. Okay. Dopo caliamo la pasta e ti mangi un bello spaghetto che hai preparato tu. Non è la polenta che devi sempre girare, capito? Scusa. Germano io lo sgridavo in continuazione perché volevo vedere come si comportava sotto pressione. Visto che in una cucina si è sempre sotto pressione e uno deve tastare le persone con cui lavora. Provaci. Colpo secco, dai. Bravissimo. Mentre la lezione va avanti, tra un rimprovero e l'altro, il boss inizia la sua indagine in cucina. Stani, ma secondo te in cucina che percentuale di sprechi ci sono? Dipende dalle cucine e dipende dalle persone che ci lavorano in cucina, dalla coscienza delle persone che lavorano in cucina. E nella tua? Io sono una persona abbastanza coscienziosa, a me la roba che si butta mi fa incazzare, quindi... Giustamente. Impara prima a mantenere i coltelli e poi dopo le spese. Ma così, ero curioso perché c'è sempre questa... No, te lo dico perché in cucina a casa mia succede che tante volte si comprano le cose, si fanno in modo esagerato e poi si gettano. Allora in grandi numeri mi non risulta più bene. Difficile, capisci? No, va bene. Se tu non riesci a fare la spesa per casa tua... No. Come puoi gestire... No, vabbè, era uno con numeri così grandi, capisci? Certo. Ma com'è come sugo, secondo te? Voto... no comment, vai. Mica morde. Sono spaghetti, mica sono cani. Germano l'ho visto impacciato. Giustamente, la prima volta che metteva piede in una cucina e si è trovato in difficoltà. Vediamo sta pasta qua. La prova in cucina è stata un fiasco totale e Stanislao invita il boss a mangiare quello che ha preparato. Quindi sei papà? È una bellissima soddisfazione. Un po' tardi, ma... Non è mai troppo tardi, però. Quanti anni hai? Io? 43. Io a 38 sono ancora fidanzato, quindi tu 43 anni già sei sposato, sei molto più avanti. La tua ragazza è qua? No, la mia ragazza lavora in montagna. Ci siamo conosciuti a Misurina. A un altro albergo della catena? Sì, una piccola località. Ma lei lavora in cucina allora? No, lei lavora alla reception. Ma tu a quanti anni sei entrato la prima volta in cucina? La prima volta in cucina avevo 15 anni. E quindi sai di qualifica, cosa sei diventato? Cuoco capopartita. Che sarebbe? Adesso. Cosa vuol dire? Prima dello chef? No, dopo lo chef. Mi sentirei pronto per un avanzamento di carriera nel momento in cui farò pace con i miei demoni interiori, nel senso che mi arrabbio ancora troppo spesso per le piccole cose.
e questo un responsabile non può permetterselo di farlo. Ma come mai hai iniziato a lavorare così presto? Per guadagnare dei soldini. Io sono fortunato ad avere la mia famiglia alle spalle. I ragazzi che frequentavo io da piccolini, 11-12 anni, il più bravo c'ha gli arresti domiciliari. Quindi, ti ripeto, fortunatissimo di aver avuto la mia famiglia alle spalle, che mi hanno estratto dal fango e mi hanno fatto capire tante cose. Mio fratello mi ha insegnato tanti valori, il fratello che adesso non c'è più, è venuto a mancare 2 anni fa. E come è successo? E il cuore non ha retto, lui era grosso, era molto più grosso di me, e il cuore non funzionava bene, non arrivava più ossigeno al cervello, e un po' di complicazioni ed è venuto a mancare. Ha lasciato la moglie con un bambino di 4 mesi. Caspita, mi dispiace. Ho provato per 7 anni ad avere un bambino. A aprile nasce il figlio, lui a novembre non c'è più. Lui è andato via che il piccolino aveva 6 mesi, quindi non sta vivendo le cose che voleva, cioè non sta vedendo il piccolo crescere. E il bambino lo sto crescendo io, cioè lo stavo crescendo noi a casa come se fosse mio fratello piccolo, manco mio figlio, mio fratello piccolo. Ma ti ricordi l'ultima cosa che vi siete detti? Mi ha chiamato scemo l'ultima cosa che ci siamo detti. Che per tenerlo sveglio dicevo: hai visto l'infermiera bionda del passato? Ma quale biondo? Tu sei scemo. L'ultima parola che ha detto. Poi. Non l'hai più visto? Non l'ho più visto, non ci ho più parlato, non... niente. Se tu potessi avere ancora un'occasione, cosa gli diresti a tuo fratello? Non gli ho mai detto grazie. Per tutto quello che mi ha insegnato, per tutto quello che mi ha dato, per tutto quello che è riuscito a trasmettermi. È stato grande, mi ha fatto diventare uomo, capito? E grazie a lui sono qua, a fare quello che faccio, a diventare, cioè, cerco di diventare, di superare questo livello di cuoco per arrivare allo step successivo. E cosa ti manca di più di lui? Semplicemente lui. Mi mancherà anche tra 100 anni, non solo tra 20 anni, tra 1000 anni. Perché il tuo sangue che va via, c'è una parte di te che va via, non tornerà mai più. Vabbè, che facciamo? Mangiamo questi spaghetti che già fanno schifo. Tu hai finito? Io ho finito, a me era una... Germano è una persona che ha un cuore grandissimo. Secondo me tutte le persone che hanno un cuore grande vanno premiate. Prima o poi nella vita avranno il loro premio. Ciao. Ciao, in bocca al lupo. Grazie. La giornata è finita e al nostro boss non resta che tornare al suo alloggio a riposare. Oggi ha imparato molte lezioni e non solo di cucina. Oggi ho imparato che la vita può essere dolorosa e segnarti, ma comunque possiamo essere delle persone solari con un sorriso autentico. Una sola obiezione, Stani, io sono pelato, ma tu i capelli ce li hai. La prossima volta mettiti il cappello. L'ultimo giorno di lavoro prevede un altro spostamento. Dopo i fasti di un 5 stelle e un albergo di montagna, il nostro boss passerà ora in un hotel sul lago di Garda. Avrà a che fare con una simpatica e chiassosa clientela di famiglie in vacanza. Qui indagherà sul livello dell'intrattenimento, infiltrandosi come animatore. Il tutor che lo accompagnerà sarà Francesco, un ragazzo pieno di energia ma dal pugno fermo. Il boss crede di chiudere la sua esperienza con un po' di spensierato divertimento, ma forse non ha fatto bene i suoi conti. Ciao. Ciao. Piacere. Piacere. Germano. Francesco. Allora, intanto... Che facciamo? Ti inizio a dire che ti aspettavo per le 3, sono le 3:30 e non va assolutamente bene. Perché questo? Perché la cosa principale per essere animatore è la puntualità. Quindi se io dico alle 3:05 tu devi essere sul posto, ok? Questo. Seconda regola principale, hai il cellulare con te? Sì, sì. Spento però. Spento, non lo devi assolutamente portare. Il cellulare si lascia in camera. Quando rientri a mezzanotte, all'una, lo accendi, chiami casa e così via. Va bene?
terza regola importantissima è la pulizia. Deve essere sempre curato, ovvero barba fatta, divisa sempre stirata, pulita. Sì, la barba la devo tagliare? No, no, la puoi anche tenere, l'importante è che sia curata. Va bene? Pensavo che gli animatori fossero tutti dei simpaticoni. Oh, lui è un sergente. Ogni sera abbiamo uno show da portare in scena. Ora, ho preparato due pezzi da curare su di te, da preparare su di te. Uno è un ballo che andremo a fare con tutti i nostri ospiti. Invece, il secondo è un pezzo di Conchita Wurst. Quella con i capelli lunghi, con la barba? Perfetto, ah, ho perfetto. L'ho vista ancora, sì. Ti si addice anche perché c'è la barba abbastanza lunga, quindi va bene. Speriamo di riuscire, perché sono un po' timido. Dico. Ma la timidezza non si addice a questo lavoro. Certo. Questo lo faccio perché voglio combatterla. Come prima cosa abbiamo subito provato un balletto, un tormentone dell'estate, da ballare lui insieme a tutti gli ospiti. Allora, si inizia a marciare. Sempre il sorriso è la cosa principale. Compagnia. Passo servito, braccia avanti. Due passi a destra. Uno, due, uno, due. Uno, due, uno, due. Il sorriso però ci vuole, aspetta un attimo, no, no, no. Cioè, da sorridere e urlare, perché sennò non va bene, Germano. Oh yes. Intesi? Ok. Pure l'animatore mi deve cazziare. Beh, voce! Lingua fuori! Ok, ci siamo. Quindi essere animatori non è solo divertirsi, ma... c'è da lavorare. Allenamento. È stressante il lavoro. Non pensare che solamente mare, sole e spiaggia. C'è da lavorare. Perché donne, no? Eh? Donne. Donne? Assolutamente no. Non pensare, perché appena ti pescano con una donna dell'hotel o di fuori, ti mandano subito a casa. Ok, anche il test sull'etica dell'animatore è andato a buon fine. Ma ora sarebbe meglio che il boss si occupasse della sua esibizione da solista. Quello che devi andare a fare adesso tu non è un balletto oppure una coreografia esagerata, sono solamente dei piccoli movimenti. Ti muovi, ti butti su uno dei nostri clienti, gli mandi un bacio, gli tocchi i capelli, tanto cerchi di giocare col nostro pubblico. Non è difficile la cosa. Sarà un imbarazzo più che altro, mi sembra veramente molto forte per me. Sì, è forte, però se vuoi fare questo lavoro, certo. Ti tocca. Oh mio Dio. Sì, ti cazzano a pennello, guarda là. Sono salito sui tacchi e ho pensato, ora muoio. E invece, pian piano, cominciavo a cavarmela. Poi gli fai l'inchino e ti fanno un grande applauso. Tipo così? No, così. O lo fai molto più elegante. Più elegante, sennò vai. Ok, va bene, dai, ci siamo. Col vestito forse verrà meglio. Grazie. Ora ci accomodiamo perché dobbiamo iniziare a preparare per stasera. Ma è tanto tempo che fai questo lavoro tu? Sì, io ho quasi 10 anni. È tutto quello che... Quanti anni hai? Io ne ho 28. Ma tu sei sposato? No, no, io non sono sposato, ma convivo con una ragazza. Ci siamo conosciuti in una struttura nel 2010. Quindi si può intrattenere dei rapporti amorosi con i clienti? No, no, con i clienti no. Lei lavorava insieme a me nello staff. Ah. Sì, sì. Lei era la coreografa e io ero il capo animazione. La tua volontà immagino sarà sposarti. Ci stiamo pensando, stiamo mettendo anche qualcosina da parte, però piano piano. Stiamo aspettando perché... giustamente io all'inizio ho avuto qualche altro problema. Io ho perso i genitori da subito. Mia madre quando avevo 10 anni e mio padre quando ne avevo 23. Quindi sono rimasto solo con mio fratello. In più avevo un mutuo da portare avanti, perché mio fratello non lavorava, io invece iniziavo a lavoricchiare qui come animatore. E quindi il mutuo l'ho fatto gravare tutto sulle mie spalle. Francesco ha perso i genitori che era tanto giovane. Questo è un trauma che ti segna, è una ferita che non può guarire. E va bene, va bene.
Comunque, Germano, ora ti devi preparare perché dobbiamo andare a fare lo spettacolo. Ok. La scena che mi immagino stasera è di un Germano abbastanza timoroso e pieno di adrenalina. Signore e signori, buonasera a tutti e a voi questa sera Conchita Brewster! Abbiamo preparato anche la canzone del villaggio, quindi siamo pronti, Conchita? Quindi signori, alziamoci tutti in piedi. Ciuciua, musica DJ! Se 5 giorni fa o settimana scorsa qualcuno mi avesse detto che mi trovavo in queste condizioni davanti al pubblico, ovviamente lo avrei preso per pazzo, e invece ce l'ho fatta. Sono felice. Conchita Brewster! Lo spettacolo è andato oltre ogni aspettativa. Il boss è stanco e soddisfatto, ma lo aspetta ancora una sorpresa. Il boss ora può tornare a casa nel suo comodo letto presidenziale. Del resto è meglio che riposi bene. Lo attende una lunga giornata in cui finalmente riprenderà il suo posto in azienda. Sono finalmente a casa mia. Germano un po' mi mancherà. Grazie a lui ho imparato un sacco di cose su come migliorare la mia azienda. Ma soprattutto grazie a lui mi sento una persona migliore. Oggi Fabrizio ritorna alla sua vita da boss e indossa nuovamente i suoi completi di sartoria. Ha trascorso una settimana particolare, faticosa, ma sicuramente costruttiva. Ora incontrerà il suo socio e i suoi dirigenti dell'azienda. A loro esporrà gli aspetti critici riscontrati durante la settimana passata in incognito. È ora di tirare le somme e trovare le soluzioni. Intanto i 5 tutor sono stati convocati nella sede centrale dell'azienda. Nessuno di loro conosce il motivo della convocazione e sono tutti molto tesi. Stamattina mi hanno fatto una telefonata. Era la, credo, la segretaria del presidente. Non ho capito bene perché era. E mi ha detto che dovevo stare a disposizione. Innanzitutto vi voglio dire che la mia settimana in incognito è stata una delle esperienze più forti che abbia mai fatto. Ho scoperto delle persone eccezionali e posso dire anche lavoratori esemplari.
Non riesco a capire che cosa non è andato bene. Però ho scoperto anche che spesso viene mandato in un albergo 5 stelle una persona che non è stata formata abbastanza. Mi è passato di tutto nella mente, a partire da uno scherzo ad arrivare al licenziamento. Credo sia importante istituire dei corsi di formazione appositi. La preoccupazione personale è di rimanere senza lavoro più che altro. In questi periodi è un po' difficile. Sul fronte sprechi, credo che debbano essere istruiti meglio i dipendenti che rifanno le camere. Non solo l'aria condizionata non deve mai essere accesa quando si lavora, ma almeno quando si accende deve essere spenta quando si esce dalla camera. Un'ultima cosa, facendo animazione mi sono reso conto che la clientela è molto di tipo familiare. Infatti c'era tanta gente. L'animazione funziona e questo è un aspetto che non va trascurato, ma va sempre e solo sostenuto. Considera i tuoi suggerimenti come già attuati. È arrivato il momento che noi tutti aspettavamo. Il boss dichiarerà la sua vera identità ai dipendenti che l'hanno conosciuto come Germano. Gli comunicherà sia le cose positive che quelle negative scoperte lavorando in incognito al loro fianco. Ci conosciamo? Germano. Germano. Quanto che non sono germano? Però la somiglianza è incredibile. Io sono Fabrizio Piantoni, il vicepresidente di Blue Hotels. Oh mamma mia. Ho sentito nominare, però non. Secondo te sei stato un buon insegnante? Meglio. Io penso di sì, penso di avercela messa tutta. E secondo te perché ti ho convocato? Non lo so. Ma spiegami il motivo perché sei stato così duro con me. Quando si fanno determinate cose per far capire che è sbagliato, bisogna essere ancora più duro, perché comunque sono errori che non ci possiamo permettere sul nostro lavoro. Ma come metri? Come ti ritieni? Sufficiente. Allora sai cosa ti dico? Che sei stato un discreto insegnante. Ma un ottimo maestro. Grazie. Grazie signor Piantoni, è un piacere. Bravo Giuseppe. Anche lei comunque è stato un discreto alunno, perché per forza voleva fare le cose come diceva lei. Beh Giuseppe, quando uno è boss sempre. Beh lo so, quello è di... Anche quando si Io sono del parere che uno nasce per comandare, ci nasci, cioè uno che deve comandare e basta, non puoi fare il soldato. Devo dire Giuseppe che la tua storia, quella che mi hai raccontato, mi ha molto colpito. Per me la famiglia è tutto, ma anche per te ho visto che è tutto. Sì, sì, anche se magari io ho fatto degli errori, alcune volte l'ho fatta male. Che vuoi dire l'hai fatta male? No, nel senso che io non c'ero presente, va. Io ad esempio mi do una colpa il fatto che lavoro lontano, hai capito? Per me è una colpa che io magari non ho visto mia figlia crescere come si deve. Questo per me è una colpa, io per me me ne dà una colpa tanto, capito? Ed è per questo che io non voglio tenerti così lontano da loro. Quindi nella prossima stagione tu potrai scegliere la località che preferisci e io ti garantisco una continuità negli anni. Così la tua famiglia, se tu vorrai, potrà trasferirti dove tu andrai a lavorare. Dovrei saltare un posto. Ma te la porti Sofia con te o no?
Se io c'è questa possibilità di portarmela con me tutta la famiglia, è normale che soffrirei con me, per forza. Non vedo l'ora che finisce questa stagione inizia l'altra, almeno mi porto dietro moglie e figli. In tutto questo io vorrei darti un altro segnale. Un aumento di stipendio di 200 euro. La ringrazio. Questo aumento di stipendio che ci farai? Forse pago, magari ci andiamo in vacanza, metti 200 euro da parte al mese. Sì, avanti. Oddio. Grazie, grazie. Ma è forse un po' piccolo per te o no? No, no, per me va bene, il colore è un po' strano. È per la tua piccola Sofia. Pensavo proprio di regalarle un certo viaggio. A Parigi. Non sono mai stato così felice perché comunque è proprio il massimo che ho potuto avere dalla vita in questo momento. Sono felicissimo, tutto qua, la felicità. Secondo te sei pronta o non sei pronta a lavorare in un 5 Stelle? Cioè lo so che un 5 Stelle porta impegni più diversi da un 4 Stelle o da una... Io penso che tu non abbia le nozioni giuste per lavorare in un 5 Stelle, però questo non è un tuo problema, è un nostro problema. Siamo noi che dobbiamo formare le persone, è compito nostro questa formazione. Tu sei stata un'ottima insegnante e credo che tu sia pure una donna molto coraggiosa. Il coraggio forse non mi manca perché è stata dura la vita. Avevo sperato, almeno quando a 30 anni mi sono sposata, ho detto ma fortunatamente trovo uno, almeno, invece no, è andata male anche quella. Molto male è andata. Avanti! È da pure qua, grazie. Grazie. So che ti stai costruendo una piccola casetta. Sì. E quindi in questa tua casa vorrei che ci fosse qualcosa anche di mio. Posso? Cosa c'è scritto qua? Lui e lei, devo trovare lui. Hai capito? Sì. Hai capito? Ho capito cosa devo fare, devo trovare lui. Ricordati che l'amore non ha età. Questo sì. La vita che tu puoi trascorrere con una persona a cui vuoi bene è molto, molto più bella. Grazie. Ma... molto bello. Cosa c'è sotto qua, Maria? Vado a vedere cosa c'è. Cos'è? Chi sono, Maria? Sono dei libri. Sono cataloghi di arredamento. Scegli di pure bagno e soggiorno e te li regalo io. Adesso ma il salotto ce l'hai o no? No, il salotto no, non ce l'ho. Quindi devi sceglierti anche il salotto e te lo regaliamo noi. Adesso sono felicissima, mamma mia. Non me l'aspettavo una cosa del genere. Contenta. Non so cosa dire, non ho parole. Ti meriti anche un piccolo aumento di stipendio. Grazie. Non so cosa dire, guarda. Non ho più parole. Ho parlato tanto, grazie. Mi tremano le gambe più adesso che prima. Sono rimasta un po'... non lo so, meravigliata. La stima del boss non ha prezzo. Questa convocazione è dovuta? Secondo te? Non ne ho idea. Pensaci bene.
cappello. È successo tutto così in fretta. Non mi sembra che tu sia stato tanto dolce quando ti ho chiesto di affiancarmi. Adesso dovrei esserlo io con te. Sei stato molto duro con me. E infatti hai avuto l'atteggiamento giusto. Bravo, Stani. Mi piace questo modo di formare persone. Oddio. Precisione, oddio, severità, ansia. Ma sempre con un sorriso e con ironia. Oddio, bravo, Stani. Bravo, Stani. Grazie. Mi scusi. Un'ansia incredibile. Una liberazione. Grazie. Mi perdoni per il cappello, per i guanti, per... Voglio farti un regalo per tuo nipotino. Il figlio del fratello che non c'è più. Io so che tu stai facendo da padre, giusto? Quando posso. E questo ti fa molto onore. Ti fa molto onore. Accettassi anche un piccolo regalo dallo zio Fabrizio, se mi posso permettere. Avanti! Buongiorno. Poggia pure qua, grazie. Ecco. Prego, grazie. Wow! Grazie! Sicuramente sarà. Che bello! Grembiolino e zainetto. Sì, sì, il completino è già pronto. E lui tra un mesetto inizierà, quindi. Perché tuo nipote da settembre andrà nel più valido asilo di Napoli. Questo te lo offro io. Grazie. Grazie. Anche se non. Grazie. Se non cosa? Troppo magari, ti ripeto, troppo. Troppo, io sono abituato a... Ma forse te lo meriti o no? A conquistarle le cose. E le hai conquistate, si vede. E chi se la dimentica sta giornata? Molto contento. Tu, nel momento, nel giorno in cui mi hai insegnato, mi hai anche detto che non ti senti ancora pronto di fare lo chef. Ma io ti ho valutato. Ti ho valutato molto bene. Allora facciamo così. Prendi questa busta. Aprila. Dentro c'è un contratto. È il tuo contratto da chef di cucina. Io l'ho già firmato. Manca solo la tua firma per avere un valore legale. Quando tu ti sentirai pronto, sarai tu a decidere quando ricoprirai questo ruolo. Non lo so, io credo che sia un sogno, e se è un sogno non mi svegliare, perché me lo voglio vivere intensamente. Senti, Stani. Dimmi. Ma dove lavori? L'alloggio tuo è grande, in hotel o no? Bello grande? No, divido la camera con un altro ragazzo, tranquillissimo, va benissimo. Farò in modo di farti avere un bel letto matrimoniale. Ma non devi dormire col tuo compagno, però. La prossima stagione la tua fidanzata lavorerà con te. Nice, Germano. Nice. Prima di iniziare questa nuova vita, della prossima stagione, ti andrai una settimana di vacanza con lei. Ti mando dove ho conosciuto mia moglie. Ti piace il Brasile? Oh, no, dai! No! Il Brasile, wow, è lontanissimo ma è bellissimo il Brasile. Lo devo prendere come un sì. Certo, certo. Wow, immagino la faccia che farà Inge. Oddio, il Brasile. Questa giornata è indimenticabile, indescrivibile e indimenticabile. L'apoteosi della felicità.
Ma tu pensi di aver lavorato bene? Lavorato bene? Mm-hmm. Io ho fatto semplicemente il mio lavoro. Io quello faccio. Cioè, entro la mattina alle 8 e comincio a fare sia la lavastoviglie, le pentole, quello è il mio lavoro. E mi è stato detto di far vedere come io lavoro a questo ragazzo, a questa persona. Ho sbagliato, non lo so, ho fatto qualcosa che non andava, ho detto qualcosa che non andava. Io sul tuo lavoro non ho niente da dire. E allora su che cosa, Presidente? So che hai concentrato i tuoi riposi in 4 giorni per scendere dai tuoi figli con il pullman. Sì. Gemma, a me questa cosa non sta bene, non sta assolutamente bene. E perché? No. Se non me li danno non fa niente. Io l'ho detto che se deve essere un problema non c'è problema. Mi rimango, però lo chef mi ha detto che me li dà. Forse non mi sono spiegato. Non mi sta bene che tu sprechi il poco tempo che hai per vedere i tuoi figli con 26 ore di pullman? Sì, ma viaggio di sera, di notte. Questi qua sono i biglietti aerei. Oddio. Anziché fare 26 ore di pullman, ti prendi il tuo bel aereo, così stai più vicino a casa tua, alla tua famiglia, per la prossima volta, ma anche fino alla fine della stagione, tutte le volte che vorrai. Grazie. Io non so come ringraziarla. Questo è il regalo più bello che posso avere. Quindi fai un'ora di volo e sai quante ore puoi stare in più con i tuoi figli? Anziché 26 ore di pullman. Allora il prossimo anno sono sicuro che lavoro qua. Non solo ti confermo l'occupazione anche per la prossima stagione. Come no? Ma te lo confermo in una struttura in Puglia. Così potrai stare più vicino alla tua famiglia. Grazie, 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 grazie. Madonna, mamma mia, non lo so, guarda. È la cosa più bella che mi poteva capitare, che forse mi è capitata alla vita. Ma dai, ci vuole forse ogni tanto. Sai cosa ti dico? Che io voglio che tu sia anche un pochino più serena. Dal prossimo mese prenderai 200 euro in più sul tuo stipendio, perché te lo meriti. A me sembrano 200.000. Grazie, grazie. Non so che dire, guarda. Sono rimasta senza parole, veramente. Mi fai una promessa? Sì. Quando andrai giù, fai un abbraccio caloroso ai tuoi figli per me? Senz'altro. E dai un bacio ai tuoi figli e che la vita ti protegga sempre. Brava Gemma, brava. Mi ha abbracciato tanto ed è stato veramente un bel regalo. Da una persona, voglio dire, una semplice persona come me, è bello. Tu pensi di aver fatto un bel lavoro? Io penso di sì, penso di avercela messa tutta nell'insegnare, nel fargli provare quello che significa fare animazione. Ho sbagliato qualcosa? Ma pensi che sia stato giusto sgridarmi in continuazione come hai fatto? Animazione non è solamente divertimento. Se avessi saputo di avere a che fare col tuo boss, ti saresti comportato nello stesso modo? Diciamo, forse no. E avresti fatto malissimo. Sì. Perché ha molto apprezzato la sua serietà, il modo in cui mi hai trattato, il modo in cui mi hai insegnato. Grazie tante. Essere, credo, un animatore non significa essere un buffone. No, assolutamente. Hai un senso di responsabilità non indifferente, secondo me. Quindi sei veramente una persona in gamba. Grazie tante. Io ho un regalo per te. Ah. No. So che in genere ci pensi al testimone. A me basta che mi inviti al tuo matrimonio. Sarà fatto. Anche se mi sa che al tuo matrimonio ci sarò per forza, sai? Pensavo di organizzartelo nel mio hotel che abbiamo a Porta Rosa. Sono senza parole, veramente. Sto tremando, non so quello che dire. Gli occhiali come il fiorello ce l'hai. Infatti. Siciliano, quindi... Sono dello stesso paese, anche il fiorello, quindi... I presupposti mi sembra che ci siano tutti. Che dici? Incrociamo le dita. Quando penso che ho fatto mettere dei tacchi, una minigonna, un collare di Brustel attorno addosso al presidente della Blue Hotels,
Sono rimasto un po' scioccato. Il boss ora siede al posto dei suoi dipendenti. Questa esperienza l'ha sicuramente cambiato. Ciao Costantino. Allora? Come stai? Tutto bene? Bene, bene. Tu? Grazie, sì, tutto bene. Sei contento di essere tornato nei panni del boss? Sono contento, ma sono anche un po' dispiaciuto aver terminato questa missione, perché ho conosciuto dei ragazzi fantastici e mi sono affezionato a loro. Io ti vedo cambiato in positivo. Grazie. Quindi credo che questa esperienza ti abbia fatto bene. Tu sei contento? Sì, molto contento. Adesso però devi tornare sulla sedia del boss. Va bene. Ok? Ok. Ti ringrazio, grazie di tutto. Bravissimo. Grazie per te. Grazie. Bravo. Ciao. 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 Arrivederci da Riso Scotti Risette. Nella prossima puntata conosceremo Carmine Martire, boss di un'azienda leader nella produzione di cioccolato e barrette di cereali. Ho deciso di andare in incognito per capire quello che ancora non funziona. Le cose che non funzionano ce ne sono tante. Ma non tutte sono alla luce del sole. L'azienda di Carmine Martire vede il suo centro direzionale e logistico nei pressi di Roma e la sede produttiva a Frigento, in Irpinia. Da boss intraprendente, Carmine si trasformerà nell'impacciato Eugenio, un energico cinquantenne alla ricerca di un nuovo lavoro. Ciao, piacere Eugenio. Sono Michele, sono il tuo tutor per oggi. Io mi occupo della cottura della soluzione elegante per i cereali. Vieni che ti spiego il mio lavoro. Il boss si troverà alle prese con la catena di produzione delle barrette e delle uova di cioccolato. Oggi ti faccio lavorare. Oggi devo lavorare. Con lo stoccaggio, il trasporto e la vendita nei supermercati. Verifichiamo i 10 gol. 15. 2. 5, 6, 7, 8. Se vuole lei, le può assaggiare anche un pezzettino piccolo? Conoscerà persone con storie inattese da cui imparare non solo un mestiere. Poi quando vedi nasce, dici, mazza, questo l'ho fatto io. Magari pianto quando è morto mio cane, ma non quando è morto mio padre. Sono contenta e sono soddisfatta. Non ho niente, però ho tutto. Solo alla fine svelerà a tutti di essere stato un boss in incognito. E ne approfitterà per mostrare la sua gratitudine a chi gli ha insegnato qualcosa. Tu avrai un contratto a tempo indeterminato.